Quando parte tutto, mi piace dire quando compravo piatti. Ok. Quando sono riuscito a comprare piatti, è partito tutto. Perché ho comprato piatti? Perché mi piaceva quella figura che sceglieva la musica per la gente. Ok, come Ed sei venuto era. a conoscerla questa figura, le prime esperienze? Io mi ricordo da piccino, c'ho una discoteca vicino a casa e mi ricordo la domenica pomeriggio c'erano queste file infinite per andare in discoteca domenica pomeriggio e ci volevo andare anch'io. Certo. Poi mi piacevano i flyer, infatti da lì poi mi è nato Ah, anche il lavoro da ok. grafico e quindi la discoteca mi ha sempre incuriosito Sempre tanto. incuriosito. Quando poi sono riuscito ad andarci vedevo sempre questo che sceglieva la musica per quell'altri E e faceva diceva, ma mi ballare garberebbe tutti. farla anche a me, mi Ok, garberebbe farla anche chiaro. a me. E esperienze c'erano in precedenza, grazie a Ok. Ricca, che lui ha comprato piatti prima, però poi io sono riuscito a comprarli parecchio dopo Certo. e quindi dico, in quegli Ok. anni lì E poi. il tuo primo approccio nella ricerca, come hai scoperto il tuo gusto musicale? Come ti venivi influenzato, ecco? Allora, all'inizio ti dico, quasi non mi interessava scegliere perché io volevo scegliere la musica per la gente. Qualsiasi Ok. essa sia, io volevo essere quello che sceglieva la Ok. musica. E chiaramente erano gli anni in cui magari iniziavo ad andare a ballare, a conoscere la tendenza rispetto al commerciale e mi incuriosiva più dell'altro. Ok. Pari passo compravo sia un qualche disco commerciale che dischi techno, ultimi progressi, perché comunque erano in quell'anno lì. E poi, quando ho iniziato ad andare in discoteca, prima di domenica pomeriggio, ebbi la fortuna di iniziare al Sonar a Colle Valdelsa, dove il proprietario, che secondo me è la persona che conosce musica più di tutti nel mondo, mi fece fare il DJ lì senza nessuna conoscenza, Pretesto, nulla, ok. niente. Al tempo stesso mi dava tantissimi CD da ascoltare. Cioè, ah, lo conosci questo, lo conosci questa Ah, ti dava proprio roba per. No, i vinili, no, i CD mi dava, lui il comprava CD, CD. Tipo la Compost Record agli albori, lui già la conosceva. Io ho ok, iniziato a realizzare parecchio dopo, cioè, cazzo, ma questa è roba buona. era già un E veterano lui della me la dava musica. già a quei tempi lì. Il Buddha Bar, perché poi si parla anche di generi musicali diversissimi, non Certo. house, techno, cioè si passava dal jazz, Ok. il blues. Muta differenza l'uno Sì, nell'altro. la chill out tipica del Bella. Buddha Bar. I Saint Germain quando uscirono lui subito ce l'aveva e anche quelli Ok. poi era dopo il Quindi cazzo ma diciamo lui è stata la tua principale fonte lui è di. stato quello che mi ha aperto la mente a tanti generi Certo, musicali ti ha fatto scoprire diversi un po' tutte le mi sfaccettature, faceva ecco. scoprire tutte le sfaccettature e io fortunatamente assorbivo a diritto Ok. e incuriosito prendevo gusto anche in tutto quello che ascoltavo più o Quindi poi meno perché immagino da questa cosa qui poi avevi difficoltà ad avere un marchio tuo o comunque una riconoscenza di un genere specifico, ecco, è sempre stata una cosa Non più. me lo Ecco, sono mai dato un te lo sei mai genere specifico. dato? Posso dire che sicuramente è l'house quello che più mi Ok. rappresenta. Però perché l'house? Perché alla fine l'house è un insieme di cose. Nell'house ci trovi il jazz, ci trovi la disco, ci trovi Certo. la techno. E quindi ti Ok. dico house. Però ecco, ho una collezione varia di tutti i generi. Abbiamo Certo. altri progetti con Ricca sempre in cui si propone i nostri Di dischi che a gruppo, collezione. cioè che gruppo e organizzazione fa parte? Zeguma, Zewa, con ok. Zeguma però Se vuoi un po' facciamo parlare anche di. roba più club. Ok. Zeguma nasce, poi te lo diranno anche i ragazzi, come collettivo d'amici che fa feste all'inizio non in discoteca, in delle ville dove uno veniva e si godeva la libertà del posto e Certo. di fare quello che voleva nel rispetto di tutti. E poi sono passati 5 anni, 4, 5, non me lo ricordo. Insomma, dai. Ok, e questo cambio, no, che c'è stato a livello anche artistico, diciamo, di stile tuo, come ha influenzato anche un rapporto poi con le persone, col pubblico che hai di fronte? Come te lo vivi? Non c'è stato il cambio, cioè non ho Ok. mai avuto un cambio. O meglio, io porto avanti quello in quel momento il mio gusto musicale, Certo. però non è che vado a mettere la musica, la gente deve per forza ascoltare quello che piace a me. Ecco. Mi metto io in condizione di trovare un giusto equilibrio tra quello che magari può Può andare bene alla piacere, gente certo. e quello che propongo io. Poi se io Ok. riesco nel percorso musicale a portarli dove Dove voglio vuoi? io, lascio quello che dico io. Certo. Però è una cosa
cosa che va come sul te lo vivi momento. Il rapporto? Sei una persona energica col pubblico? No. Stai molto nel tuo? Ti sì, chiudi? Sì, ok. Sì, lo vivo malissimo. Fai una bolla, ecco. Esatto, sì. Hai non ansia sono... prima di suonare? Anche dopo, prima. Ok, cioè, vivo l'ansia. Ok, con l'esperienza magari un po' sei... No, no, non c'è... 40 anni, 40 anni dopo, non niente, passa. No, ok. No. Però credo sia una cosa buona. No, no, cioè, è una cosa buona. Non vado lì, non ci riesco. Cioè, no, 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 esatto. Se... Io l'apprezzo molto perché... Se ho l'ansia rimango concentrato. Se fa il bischero short credo è vero. Succeda qualcosa. Sono d'accordo. Come ti vivi invece il rapporto Levin? Quindi immagino che poi un DJ, no, quando intraprende una certa strada, fa un certo lavoro... conosce anche, no, l'ambito più notturno, quindi come ti vivi le relazioni del clubbing rispetto alle amicizie magari che già avevi, se già anche le amicizie avevi facevano già parte? Allora, io sono sempre andato parecchio quando ero più certo. giovane, adesso anche ce la faccio a bambini, ho una certa età, ho famiglia, vado molto meno, vado se proprio c'è un DJ o non mi ha sentito la okay. voglia di ascoltarlo. Ti devo dire che essendoci andato per tanti anni coltivato amicizie in tutta Italia, okay. perché poi è passato un periodo, accompagnavo Mario più alle serate, e in quel periodo lì ho veramente conosciuto tante persone, okay. quindi c'ho un roster in tutta ampio. Italia, ho visto diverse cose. Ok, sì. faccio un'altra domanda, un'altra passione oltre alla musica? Che avresti, magari anche avresti voluto portare avanti, ecco, se non ci fosse stato questo. Sono uno che quando gli fa voglia di fare una cosa la fa. La fa, ok. In passioni ce ne ho tante, si parte dalla pesca, pittura, che ne so, calcetto. Certo. Però tanto, ti interessa tante cose, però... Sì, esatto. Quando c'ho tempo e in quel momento ti puoi dedicare. Fare qualcosa, lì la fo. Però ho una fissa... Ok, non c'è. Non ce l'ho. Perfetto. Una che vorrei fare il vino. Ecco, il? Vino. Il vino? Sì. Ok, bella. Mi piacerebbe fare. Ok, coltivare un pochino più la passione... Coltivare proprio, sì. Ah, coltivare direttamente. Okay. Coltivare e poi riuscire pratico. A fare il vino. Ok, bellissimo. Proprio tutto il processo. Particolare. Io ti ringrazio, spero che sia stato bene. E insomma. Se vuoi ripassare... ti ho detto c'è un po' d'ansia. Quando vuoi passare, insomma, grazie mille. Grazie. Okay.